oggi abbiamo, sono in compagnia, non sono da sola per fortuna, anche perché ho anche la febbre, quindi almeno ho una spalla in caso di crisi. Gianni Campagna, che è un esponente della Lega di Latina, lo posso dire, Sì, oltre che sì, un sì. carissimo amico, che oggi è qui con me in studio e mi aiuterà, insomma, a intervistare i nostri candidati. Come si vota? Diamo un attimo, Gianni, una rispolverata sulle elezioni europee, senza dare per scontato tutto, che a volte si sbaglia. Elezioni europee si vota con metodo proporzionale. Abbiamo detto che si vota soltanto nella giornata di domenica 26 maggio. Cosa c'è da sapere di importante? Le preferenze. Allora, anzitutto, ogni cittadino potrà barrare il segno della lista prescelta. Dopodiché, è possibile dare fino a tre preferenze, che significa che si possono scrivere tre nomi dei candidati purché ci sia l'alternanza di genere. Questo significa che si può votare un uomo, una donna, un uomo, o due uomini e una donna, o due donne e un uomo. La preferenza ovviamente non è obbligatorio, quindi anche barrando soltanto il simbolo della lista, il voto è valido, però visto che noi non solo votiamo per il Parlamento, ma votiamo le persone, quindi è giusto dare un contributo. È per questo che noi oggi intervisteremo brevemente tre candidati che abbiamo selezionato, uno dell'area del nord-est, l'altro candidato del centro e un altro candidato del sud. E cominciamo, vediamo se abbiamo in linea il primo candidato. Si tratta di Luisa Reggimenti, che tu conosci, Gianni, giusto? Sì, non direttamente, però so bene di È cosa una si occupa da candidata delle tue tempo. zone, Sì, cioè è del candidata alle Lazio. mie zone, è una esperta tra l'altro in medicina legale, di cui è una rappresentante nazionale e credo che sia proprio la responsabile dell'Unione Nazionale dei Medici Esatto, Legali, bravo, sei preparato. una stimata dottoressa, oltre che, diciamo, esponente politico da molti anni. Esatto, e dovremmo averla tra poco in linea. Comunque, mentre la aspettiamo il collegamento, ricordo quali sono le regioni che fanno parte della circoscrizione centro. Ovviamente, oltre al Lazio, la Toscana, le Marche e l'Umbria, quindi i simpatizzanti o gli elettori della Lega di queste regioni possono votare e dare la preferenza a Luisa Reggimenti, alla professoressa Luisa Reggimenti, scrivendo il suo cognome accanto al simbolo della Lega. E ancora non abbiamo la candidata in linea, ma noi siamo fiduciosi. Tu come vedi queste elezioni, Gianni? Innanzitutto penso che è molto importante la partecipazione, cioè la partecipazione, come in tutte le elezioni, sia massiccia più possibile perché è simbolo di democrazia, è simbolo di libertà, di volontà partecipativa e di partecipazione reale alla vita politica. E la Comunità Europea sta diventando sempre più importante il ruolo che svolge, anche se apparentemente noi siamo portati a pensare che conti poi poco, che le decisioni si prendono nei singoli stati, però e con le direttive in materia economica, e con le sanzioni e con tante anche normative che sono direttamente vincolanti per gli stati, oltre perché per le contribuzioni che vengono dalla Comunità Europea in molti stati, in molte attività, è fondamentale la partecipazione. Io credo che sicuramente le forze che adesso sono al governo in Italia ne possano uscire rafforzate, la Lega. Sono convinto che possa incrementare quello che è stato il proprio consenso e l'attività svolta finora ha ricevuto buoni consensi, quindi diciamo siamo fiduciosi, anche i rappresentanti che sono stati candidati sono persone stimate, persone serie e competenti non solo Ma politicamente. secondo te da 5 anni fa adesso gli italiani hanno maturato l'importanza di avere dei rappresentanti di un certo livello al Parlamento europeo? Perché di solito siamo stati sempre
portati a vedere il Parlamento, il Parlamento europeo, come l'ultima spiaggia. Sì, vero. L'ultima spiaggia, quando uno è stato già consigliere regionale, sì, o governatore, o senatore, o deputato, poi alla fine va al Parlamento europeo. In questo caso credo che ci sia stato, non dico un'inversione di tendenza, però e entro e interrompo purtroppo la vostra chiacchierata, ma veramente solo per un secondo. Purtroppo la professoressa Reggimenti non ci risponde. Ma ha deciso di non risponderci. Abbiamo tre candidati, quindi passiamo al secondo. Perfetto. Sì, per ultimare quello che stavamo dicendo, credo che ci sia stata una maturazione, quindi una presa di coscienza dell'importanza della comunità europea, che nel frattempo ha assunto sempre più importanza poi nella realtà, e che questo lo testimonia anche il fatto che si sono candidati, sono candidate delle persone che prima non avevano avuto altri ruoli politici di primaria importanza, quindi addirittura per saltum, cioè direttamente, si candidano alle elezioni europee sapendo l'importanza che riveste, proprio per le tematiche e per i punti che avevo accennato prima, quindi in materia di direttive, e adesso anche tutto il discorso che si fa da tempo riguardo lo spread, riguardo a tanti parametri in cui l'Europa obbliga l'Italia e gli altri stati ad uniformarsi, e quindi è importante portare le voci di ogni singolo stato in Europa. Quindi l'Europa non è solo un atto formale o qualcosa di formale adesso. Benissimo, sono pienamente d'accordo con quanto hai detto, e dovremmo avere il nostro primo candidato in linea, che se non sbaglio è Matteo Gazzini. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, buon pomeriggio, buongiorno. Grazie per essere intervenuto a Radio Sparlamento. Ah, grazie a lei per l'invito. No, ci mancherebbe. Ricordo ai nostri ascoltatori che lei è il candidato della Lega nella circoscrizione Nord-Est, che raggruppa appunto le regioni del Veneto, dell'Emilia-Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige, che tra l'altro è la regione di sua appartenenza, perché lei, se non sbaglio, è di Bolzano. Corretto, sono nato a Bolzano 34 anni fa, e mio papà è di Bolzano, ma la mia famiglia in realtà è del Trentino, però si sono poi spostati a Bolzano. So che a lei le hanno già dato non uno, ma ben due soprannomi. Il primo è il Matteo del Nord-Est, con un chiaro riferimento al leader della Lega, e l'altro, e poi vedremo anche perché, l'americano della Lega. Esatto. E le spiego perché. Io circa 8 anni fa, un po' di più di 8 anni fa, sono andato negli Stati Uniti per fare l'accademia di volo. Ho frequentato l'accademia di volo Flight Safety e la Paris Air, sono diventato pilota commerciale e istruttore di volo, e poi successivamente sono andato alla Syracuse University per studiare matematica e ingegneria aerospaziale, dove poi là ho conosciuto anche un mio carissimo amico Zach, che è attualmente il mio socio, e abbiamo costituito un'azienda finanziaria. E sono stato ben 7 anni e mezzo, diciamo, negli Stati Uniti, soprattutto in Florida e nello stato di New York, e da circa 1 anno e mezzo sono tornato, e adesso lavoro per le aziende della mia famiglia, e con mio fratello maggiore noi portiamo avanti le nostre aziende, che facciamo sviluppo immobiliare, e abbiamo anche un'azienda agricola. Un italiano negli Stati Uniti, candidato per il Parlamento europeo. Cosa la sua esperienza negli Stati Uniti d'America riuscirà a portare appunto in Europa? Beh, guardi, una cosa c'è da dire. Questa mia esperienza negli Stati Uniti è stata estremamente formativa sotto vari punti di vista. Innanzitutto dal punto di vista umano, perché sembrerà una banalità, però per la prima volta nella mia vita me la sono dovuta cavare da solo, perché ero a 7.000 chilometri di distanza da amici e parenti, e non è facile essere da solo, non in un altro paese, ma in un altro continente. E questo, diciamo, che mi ha temprato abbastanza dentro di me, ha temprato il mio cuore.
ma una cosa che proprio invece mi ha fatto crescere come persona sono proprio gli studi che ho fatto là, perché sono stato a contatto con gente da tutto il mondo, infatti io ho amici veramente di tutte le razze, di tutte le religioni, e anche se sembrerà strano per molta gente che definisce noi leghisti razzisti, non è assolutamente vero, perché io ho amici, addirittura uno dei miei più cari amici è il pilota del presidente della Nigeria, quindi mi ha fatto aprire questa mia esperienza negli Stati Uniti, mi ha fatto aprire proprio la mente, e questo sicuramente aiuterà tantissimo non solo il mio partito ma gli italiani soprattutto, che ovviamente la mia esperienza in politica è rivolta agli italiani, e io credo che posso portare diciamo un sacco di belle cose per questa Europa, che è un'Europa che non funziona. Ecco, parliamo di programmi, perché devo dire che si parla sempre poco di programmi, si parla di persone, esatto, di partiti in generale, però andiamo a parlare un po' nello specifico. Noi le auguriamo ovviamente di essere eletto e di diventare un nostro rappresentante nel Parlamento europeo. Quale sarà il suo impegno? Magari si è già scelto eventualmente ipoteticamente una commissione nella quale le piacerebbe lavorare? Ma sono abbastanza aperto a qualsiasi cosa, anche perché sa, io nella vita ho fatto tantissime cose, sebbene abbia soltanto 34 anni mi sono occupato sempre di qualcosa da quando sono piccolo, quindi mi sono creato diciamo una conoscenza abbastanza vasta su vari temi. Ovviamente conosco molto bene il trasporto aereo, essendo pilota, questo lo conosco molto molto bene, e credo infatti che dal punto di vista dell'aviazione l'Europa, soprattutto l'Italia, ma l'Europa in generale, è molto indietro. Poi una cosa che a me sta molto, ma molto a cuore, sono le aziende. Perché io da imprenditore, io sono figlio di imprenditori e sono imprenditore, ovviamente per me, io credo che noi viviamo in simbiosi tra imprenditori e lavoratori dipendenti. Quando i lavoratori dipendenti stanno male, anche gli imprenditori stanno male e viceversa. Io vedo che c'è molto populismo, cioè populismo delle sinistre, questo fatto che gli imprenditori sono oppressori, mentre invece gli imprenditori non sono oppressori, tant'è che l'Italia è famosa per la propria piccola media impresa, no? In tutto il mondo, è studiata anche nelle università, e io voglio proprio rivolgermi a quei piccoli imprenditori e a quei piccoli medi imprenditori, quelli che magari hanno non so, una piccola azienda e sono diciamo la spina dorsale d'Italia. Io credo che l'imposizione fiscale sia estremamente alta in Italia per vari motivi, non solo le aliquote, ma ci sono anche altri problemi che forse ancora più gravi delle aliquote che vanno risolte. E io una cosa che vorrei fare è lavorare per far sì che ci sia un'imposizione fiscale in tutti i paesi europei che sia omogenea. Uguale per tutti. Esatto, esatto. Perché? Perché attualmente ci sono molte aziende che eludono le tasse e imposte andando in altri paesi dell'Unione Europea, e questo è una cosa che fa molto male al nostro paese. Io ricordo che la Lega è nata come paese federalista, no? E come partito federalista, noi vogliamo un federalismo. E vogliamo anche un'Europa federalista, un'Europa delle nazioni federalista, e però più equa. Attualmente questo non è, attualmente ci sono, l'Europa entra troppo nel merito dei singoli stati su cose che non dovrebbe entrare nel merito, e su altre invece che dovrebbe entrare più nel merito non ci entra. Poi un'altra cosa invece è l'agricoltura. Io ho un'azienda agricola, ce l'abbiamo da quasi 40 anni, noi abitiamo là,
ne andiamo molto fieri. Io credo che l'agricoltura sia un altro settore fondamentale per l'Italia. Noi abbiamo un'agricoltura di tipo intensivo, e l'attuale, cosa succede adesso? L'attuale strategia dell'Unione Europea è una strategia volta a un'agricoltura estensiva, quindi contro il sistema italiano, che invece ha un'agricoltura di tipo intensivo. Noi quindi, come Lega, e io personalmente, voglio andare in Europa e discutere su questo, ovviamente. Devo dire che anche la revisione degli accordi PAC rischia di diventare Bravissimo. Veramente un problema per gli italiani. Se ne parla anche qui poco. Secondo me è stata, non ho avuto modo di dirlo in altre occasioni, lungimirante la scelta di unire il Ministero dell'Agricoltura con quella del Turismo, perché se effettivamente i contributi sull'agricoltura per il nostro paese verranno ridotti, il turismo agroalimentare darà sicuramente un aiuto alle nostre aziende affinché quelle più piccole non chiudano. Quindi effettivamente è una tematica molto importante da affrontare per il nostro paese. Assolutamente, e ricordo che ci sono dei tagli abbastanza, proprio su questo ci sono dei tagli anche relativamente consistenti, perché ricordo che il commissario all'agricoltura Phil Hogan ha annunciato cioè ha detto, no? Che ci saranno dei tagli del 4%, no? Proprio nel 2018, se non sbaglio, neanche tanti mesi fa, cioè ci saranno dei tagli proprio sull'agricoltura. Poi ci sono anche tutti i problemi sui fondi della coesione. Insomma, ci sono. Avrà un bel da fare in Parlamento europeo. Sì, assolutamente. Purtroppo, sa, io sono, essendo un piccolo medio imprenditore, facendo parte di quella categoria là, sono tra i più vessati, no? E io capisco che serve tantissimo assistenza proprio verso queste persone qua. E là sarà molto difficile da solo portare avanti queste tematiche. Ovviamente sono sicuro che molti miei colleghi della Lega sentono che questi qua sono dei temi molto importanti per il paese, e sono sicuro che mi aiuteranno e faremo delle belle cose assieme. Ovviamente ancora noi non sappiamo come sarà il nuovo Parlamento europeo, e non sapremo e lo sapremo a breve, ovviamente, sì. Però insomma da soli non si può andare da nessuna parte, dovremmo cercare di mediare il più possibile con gli altri schieramenti, ovviamente. Esatto, da soli purtroppo, specialmente in Europa, non si va da nessuna parte. Le leggo una frase che sicuramente le ricorderà qualcuno, un personaggio illustre: tutte le cose sono unite da legami invisibili. Cosa le ricorda? Questo potrebbe essere, mi sembra, un fisico. Galileo Galilei. Infatti. Galileo Galilei, infatti. Sì. In realtà, devo dire, l'ho spulciata da una sua intervista, sì. Dove mi ha colpito riferimento esatto, a tutte le cose esatto, sono unite da legami invisibili, perché è una frase molto bella che, specialmente portata in Europa ed applicata in Europa, secondo me ha un gran senso, perché l'Europa esiste perché esistono tanti stati con la propria storia, con la propria cultura, con la propria peculiarità, che tutti insieme formano la grande Europa. Sai che questa frase qua, io mi ricordo ancora quando l'ho scritta, stavo leggendo un libro di fisica, mi ricordo ancora, e mi è piaciuta tantissimo questa frase qua, e l'ho voluto usare perché era proprio un periodo che stavo leggendo un libro di fisica, e proprio mi è piaciuta particolarmente per quella che l'ho usata in quella occasione. Gliel'ho ripresa. Sì. Ecco, il nostro tempo ormai è scaduto, mi dispiace. Noi speriamo comunque di
di aver dato ai nostri ascoltatori un'immagine appunto di chi è Matteo Gazzini e cosa potrà diventare come rappresentante dell'Italia in Europa. Ricordo quindi candidato per la Lega nel Nord-Est, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, che probabilmente non lo noterà dal mio accento, ma anche io faccio parte dell'Emilia Romagna perché non ho il tipico accento ferrarese. Beh, allora mi aspetto il suo voto. Sicuramente. Allora mi aspetto il suo voto. Non l'ho scelta a caso. Ecco, diciamo che non l'ho scelta a caso. Non ho il tipico accento ferrarese per il momento. Per il momento no, però. Allora l'aspetto a Ferrara. L'aspetto a Ferrara da parlamentare europeo. Guardi, molto volentieri, cercherò di girare il territorio anche il più possibile, ovviamente non come fa Matteo Salvini, perché lui ha il dono dell'ubiquità. Io cercherò comunque sia di essere il più disponibile possibile nei confronti di tutti, secondo anche la mia salute, perché ovviamente questa campagna elettorale, veramente le dico, mi sta distruggendo e mi dovrò comunque sia riprendere una settimana. Una settimana di pausa. Meritata settimana di pausa. Grazie a Matteo Gazzini e veramente buona campagna elettorale. Grazie, la ringrazio. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti, grazie, un abbraccio. Grazie. Salve. Allora Gianni, un giovane candidato, 34 anni, devo dire che ero andata a cercare un candidato che mi colpisse. E effettivamente questo ragazzo in America che studia ingegneria aerospaziale, che è pilota, loro tra l'altro se non sbaglio in Trentino hanno, guarda caso, una industria di producono mele, giustamente, cioè in Trentino, certo, è la loro specialità. E tra l'altro non lo abbiamo detto, ma parla ben tre lingue, perfetto, oltre all'italiano, spagnolo, inglese e portoghese. Quindi, questo insomma, è una conferma di quello che dicevamo prima, che tra molti candidati ce ne sono appunto un grosso quantitativo, che parecchi di loro che sono imprenditori, sono persone impegnate indipendentemente dalla politica, in maniera attiva, impegnate già nella realtà. E nel caso del candidato che abbiamo presentato poco fa, appunto ha avuto una grossa esperienza all'estero, e da come comunica si vede che è una persona molto impegnata sia nell'azienda, nel sociale, che tiene veramente a cuore. Quindi questo conferma il fatto che la Lega abbia candidato delle persone già impegnate nella realtà sociale, non solo in quella politica. Quindi il peso che viene dato al candidato in Europa non viene preso a caso come fosse un convitato di pietra, ma qualcuno che va là, che porta appunto degli interessi collettivi, che porta appunto delle aspettative, che è un po' quello che dicevamo prima, è cambiata un po' la sensibilità nei confronti della rappresentanza nel Parlamento europeo, che ricordiamoci che sono i parlamentari europei ad eleggere sia il presidente che i 27 membri della futura Commissione europea, quindi certo, comunque un peso ce l'hanno. È vero che lì ci sono poi i partiti che danno le indicazioni, però è il Parlamento europeo a nominare i membri della Commissione. Vedo dall'altra parte del vetro Valentino De Luca al telefono, chissà quale sarà la sorpresa di questo, non sappiamo ancora quale candidato avremo in linea. Allora Cristina, per diciamo un fato avverso e barbino, purtroppo abbiamo la professoressa che ha diciamo staccato proprio. No, non ci vuole parlare. Proprio. E mentre il dottor Caroppo purtroppo è impegnato in un'altra chiamata. Quindi io continuerei, se fossi appunto in voi, approfittando oggi tra l'altro del fatto che vicino a te, insomma, non sei da sola, ma in realtà hai una persona Stata previdente. Sei stata lungimirante, sapendo gli scherzi telefonici che, ahimè, ma poi in queste giornate, diciamo, preelettorali, sicuramente i candidati è ovvio che stiano continuamente al telefono, stiano sempre a telefonare, è normale che sia così. Io approfitterei però del tuo ospite anche lì in acquario, appunto, per, mentre io continuo un po' a entrare in contatto con i nostri candidati per poter parlare insieme, discutere insieme delle prossime elezioni europee, però fare anche un po' un'analisi, insomma, di come sta andando, di come viene combattuta questa tensione politica anche da diciamo i vari attori. Allora parliamo un po' in generale
No, no, va bene, no. Evitiamo altre distrazioni. E parliamo un po' in generale degli attori di questa campagna elettorale europea. Io devo dire che ho avuto molta difficoltà, lo accennavo prima, a reperire i programmi. E spesso devo dire i candidati, ma questo di tutti i partiti, prendono le direttive del partito, del proprio partito, e le fanno proprie, ma senza mettere senza metterci del proprio. E questo un po' snatura, secondo me, anche il ruolo in Europa. Io sia per cercare i candidati appunto della Lega, ma anche quelli del Movimento 5 Stelle, che già abbiamo predisposto insomma la puntata di mercoledì prossimo, ho faticato a soffermarmi su un profilo di un candidato e a dire: beh, questa persona ha una personalità, questa persona ha delle idee proprie che vuole portare in Parlamento europeo, al di là di quelle che poi sono le direttive generali del partito di appartenenza. Per non parlare poi di come i media affrontano la tematica della campagna elettorale, perché sembra che ormai siano soltanto attenti a rispettare la par condicio e per il resto di contenuti, sinceramente, si continua a parlare sempre di meno, sempre più attaccati alle beghe nazionali, e come se effettivamente, perché le elezioni europee per molti servono a misurarsi a livello nazionale. In questo devo dire che un po' tutti i partiti hanno delle responsabilità, che poi non ci lamentiamo, che poi gli italiani non sanno come si vota, non sanno per chi si vota, non sanno quello che succede in Europa, o magari non sono nemmeno più di tanto incuriositi anche a capire di più, perché sono gli stessi rappresentanti dei partiti che ne parlano poco, o comunque che utilizzano questa elezione come strumento per misurare il proprio peso a livello nazionale. Tu che impressione hai avuto in queste settimane? Sono d'accordo con quanto tu hai detto, con l'esposizione che hai fatto della problematica. Questo, a mio avviso, riflette un po' la crisi che ormai sta diventando storica del partito, chiamiamolo come istituzione o come ente, dei partiti in generale, che si sta creando un po' troppo il distacco, il divario fra l'individuo, fra il cittadino e il candidato e quello che è il partito, che è praticamente l'istituzione o il serbatoio che raccoglie le istanze dei cittadini e dei singoli candidati. E si sta assistendo sempre più a battaglie politiche e giudiziarie da una parte e da un'altra per quanto riguarda le singole fazioni anche all'interno degli stessi schieramenti. Questo chiaramente va a discapito dei programmi che, anche qualora vi fossero, e sono sicuro che ci sono, sia nei singoli candidati le proprie aspettative, i programmi personali, i propri ciò che loro ritengono di utile che si possa fare, che a volte coincide grosso modo con quello che è il programma del proprio partito, a volte è giusto che si discosti, però è troppo tutto mascherato appunto da queste beghe di carattere, chiamiamo politico, a volte anche individuali, di protagonismo, che va a discapito di quello che è poi almeno la proposizione, l'illustrazione dei programmi, che sicuramente c'è. Invece andrebbe dato soprattutto questo a livello mediatico, penso, perché è fondamentale, soprattutto lo dico a chi ci ascolta, e tu sono sicuro che sei d'accordo, non solo perché lo fai professionalmente, ma per la passione che hai nella comunicazione, che è importante dare un'immagine anche diversa, cioè ecco, fare delle domande specifiche ai candidati, come tu hai fatto in questo caso, e abbiamo visto che il candidato ha dato un suo minimo di programma, sue intenzioni, che ha ciò che vuole portare avanti, che vengono e dall'esperienza personale e anche da quelle che sono tematiche importanti, l'agricoltura, il problema fiscale, cioè problemi importanti perché l'Italia è fondamentale l'agricoltura. Quindi è vero quello che dici. Credo che sono i singoli candidati e i partiti che debbano cambiare un po' il modo di porsi agli italiani, perché va a discapito un po' di tutti, e anche i media che debbono dare un'informazione più chiara, mirando appunto alla sostanza e non alle beghe o a strumentalizzare queste cose. Esattamente. La buona sorte, ci dice il nostro Valentino dall'altra parte del vetro, che abbiamo un candidato in linea, giusto? Un candidato uomo, e quindi abbiamo in linea Andrea Caroppo.
Pronto? Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio, grazie per essere intervenuto. Andrea Caroppo con una R. Lo dico perché ieri l'ho scritto con due R. Però in parte una R e doppia P. E dovrebbe doppia P, diciamolo bene, perché poi se lo scrivono male se lo... è un problema, non voglio responsabilità. Ma deve sapere che purtroppo noi romani, se lasciati a se stessi, mettiamo le doppie da tutte le parti, quindi non è... dovunque mettiamo le doppie, quindi io avevo fatto subito Caroppo, e invece no, Caroppo, Caroppo con una R e due P. Allora, anzitutto, come va la campagna elettorale? Lei è candidato nella circoscrizione Sud, che ricordo per i nostri ascoltatori che sono un bel po' di regioni, perché Campania, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e la Puglia, dalla quale lei proviene, perché è di Lecce, giusto? Esattamente, sì. Come va la sua campagna elettorale tra questo vasto territorio? È impegnativa ma entusiasmante. Io un po' di campagne elettorali dal comune alla regione le ho fatte. Questa è entusiasmante, sicuramente è massacrante, però ha un rapporto con l'elettore un po' diverso, e soprattutto un bacino così grande che lascia la possibilità di spaziare e di potersi far conoscere al meglio. Sì, tra l'altro diciamo ai nostri ascoltatori che lei ha 40 anni, è un avvocato di Lecce e tra l'altro adesso ricopre la carica di consigliere regionale in Puglia, quindi diciamo è un politico navigato, insomma, sa quel che fa. Ho saputo anche che è un appassionato di sport. Li ho praticati praticamente tutti. Sì. Ho letto accanito di calcio. E beh, prima seguivamo un po' di più il calcio, negli ultimi tempi la politica, ma soprattutto anche la famiglia, da 7 anni, da quando sono papà di 2 splendide bimbe, se abbiamo qualche domenica libera la dedichiamo alle bimbe. Giustamente. E alla moglie. L'avvocato Gianni Campagna, che è qui con me a farmi compagnia in studio, mi chiede se è del Milan, che c'è questa... No, sono del Lecce. No, sicuramente non dell'Inter, visto Matteo Salvini. Cioè, l'importante peraltro abbiamo appena... essere degli avversari. Il Lecce, insieme al Napoli, terrà alto le bandiere del Sud in Serie A il prossimo anno. Sicuramente, siamo contenti. E a proposito di rappresentanti del Sud, ho letto in una sua intervista, una sua dichiarazione, che ha detto: il Sud merita, in questo caso parliamo non di un campo di calcio ma del Parlamento europeo, dei rappresentanti degni. Le chiedo, perché di rappresentanti indegni ne abbiamo avuti talmente tanti. E che per cui oggi quanti ancora si scandalizzano se tanti elettori del Sud scelgono Lega, come tanti lo hanno già scelto il 4 di marzo per le elezioni politiche, evidentemente non si sono resi conto di quanti profili di indegnità ci sono stati in questi anni, tanti candidati e tanti eletti a tutti i livelli che hanno precipitato il Sud nella condizione in cui oggi si trova. Commentavamo prima con l'avvocato Campagna che fino a poco tempo fa, forse anche fino a 5 anni fa, fino al 2014, il Parlamento europeo ci andava chi aveva smesso di ricoprire tutte le cariche nazionali, allora poi diceva: vabbè, allora adesso vai al Parlamento europeo perché qui non puoi ricoprire altre cariche, quindi ti parcheggiamo al Parlamento europeo. E probabilmente quest'ottica è tempo che cambi, perché poi se non abbiamo la giusta rappresentanza in Europa è ovvio che conteremo sempre di meno. Per fortuna sta cambiando. Perché poi dopo aver eletto soubrette di tutti i tipi, o magari personaggi dello spettacolo e soprattutto personaggi politici a fine corsa, per fortuna l'Italia, su questo la Lega credo che abbia dato una spinta decisiva, soprattutto Matteo Salvini ha dato un'indicazione chiara, questo già 2 legislature fa, quando comprese per primo che forse da Bruxelles e da Strasburgo si incide più sulla politica europea e nazionale più di quanto lo si possa fare con altri ruoli.
Ecco. E quindi ci ha dato un segnale, e quindi in questo caso, anche nel mio di caso, nel vivo della propria attività politica, ho scelto di abbracciare questa sfida. Beh, è un giovane uomo, quindi 40 anni effettivamente nel pieno delle forze, quello sicuramente. Parliamo un attimo di programmi. Dicevamo sempre che Sì. se ne parla poco. Lei è un avvocato, è un uomo comunque del sud, radicato nella sua terra, che conosce quali sono le problematiche. Che apporto pensa di dare nel Parlamento europeo e magari in quale commissione pensa o spera di poter prestare servizio? Per la mia circoscrizione io essenzialmente individuo due priorità e due emergenze. Sono quella delle infrastrutture e un settore che è in grandissima crisi al sud, che è quello dell'agricoltura e della pesca, o meglio, un settore che ha grandi potenzialità con delle realtà che sono riuscite ad imporsi non solo a livello locale ma anche nazionale ed internazionale. Ma soprattutto in quella che sarà la prossima legislatura con la nuova definizione della politica agricola comune, quello sarà uno degli elementi fondamentali. E quindi ritengo che, ovviamente sarà un problema che mi porrò all'indomani delle elezioni, però il settore dell'agricoltura e della pesca credo che sarà in cima ai miei pensieri. Devo dire, un settore, devo dire, molto importante su cui gli italiani sperano che effettivamente cambi qualcosa. Avevamo in linea prima un candidato della Lega, del Trentino, di Trentino. Bolzano, e effettivamente anche lui, diciamo dalla parte nord-est del paese, ha detto che l'agricoltura sarà un tema pregnante nel prossimo Parlamento europeo da affrontare, con delle tematiche per l'Italia da risolvere, speriamo da risolvere in maniera positiva. Le volevo fare da avvocato. Sarà Sì. anche su questo la Lega. In questo momento guida il Ministero dell'Agricoltura con Centinaio, ma anche la scelta che ha fatto sulle due regioni del sud che recentemente abbiamo riconquistato, Basilicata e l'Abruzzo, scelta della Lega di individuare dei propri rappresentanti, Fanelli in Basilicata, il Trudente in Abruzzo, è una scelta indicativa. Quindi sarà fondamentale nel rapporto tra Europa e regioni questo settore. Approfitto della sua preparazione legale e giuridica, visto che è avvocato, per chiederle una sua impressione sull'ultima sentenza della Corte europea di Strasburgo riguardo appunto all'impossibilità, secondo loro, per uno Stato nazionale di espellere un immigrato che delinque perché magari nel suo paese d'origine rischierebbe ipoteticamente la propria vita. Perché da cittadina normale mi verrebbe da pensare, ma un immigrato che scappa dalla guerra nel suo paese viene accolto in un'oasi come può essere l'Italia, non dovrebbe a maggior ragione comportarsi bene e non delinquere proprio per rispetto a chi li ha accolti? Invece no, ci dobbiamo prendere anche chi delinque e lo dobbiamo mantenere e siamo costretti a lasciarlo nel territorio italiano. Perché ce lo dice la Corte Europea di Strasburgo? È un paradosso ed è una delle tante cose che in Italia ci chiediamo, tante cose di buon senso che dovrebbero essere scontate e che invece da tutte quelle sono istituzioni europee, in modo particolare la Corte europea, invece vengono sempre interpretate in maniera contraria. Devo dire che l'Italia però per anni non ha assicurato la dovuta attenzione anche nell'individuazione dei rappresentanti all'interno della Corte europea. Perché si è considerato, come tante istituzioni sovranazionali, istituzioni europee, si sono ritenute marginali e invece a colpi di sentenze creative hanno praticamente inciso tutti quelli che cioè la visione del mondo e la visione antropologica, anche in tema di presunti diritti civili, perché anche lì la Corte europea ha picconato quella che è anche la nostra Costituzione. Costituzione, entrando a gamba tesa su tanti presunti, ripeto, diritti che ci hanno tentato di imporre, e quindi non da ultimo i tentativi del riconoscimento di
di quella che è il presupposto del genitore 1, genitore 2, famiglia tradizionale, adozione di utero in affitto e quindi acquisto di figli, come piace definirlo. Sì. Cioè, sono tanti temi su cui la Corte europea ritiene di imporre una visione che è una visione, diciamo, è politicamente corretta, che invece va completamente disarticolata. Quindi anche su questa sentenza, quest'ultima sentenza, è il buon senso che ci dice che siamo fuori strada, e quindi ci auguriamo che in un'Italia che torni ad essere protagonista a tutti i livelli, in tutte le istituzioni europee, a partire dal Parlamento, ma anche su tanti altri organismi che incidono profondamente su quella che è la nostra vita di tutti i giorni. Quindi questo nuovo Parlamento, cioè quello che sarà, poi ovviamente vedremo quali saranno le maggioranze e le minoranze, potrà cambiare gli equilibri, ma anche il ruolo, mi chiedo, della Commissione di Strasburgo? Il nostro obiettivo è quello. L'obiettivo è quello, innanzitutto, di avere una Lega che pesi di più e un gruppo, un nuovo gruppo europeo, una nuova famiglia europea che pesi di più e che sia guidata di fatto da un italiano, sia guidata di fatto dal partito di cui Matteo Salvini è leader, e quindi l'Italia torni ad essere protagonista. E noi ce l'auguriamo. Ma se gli italiani ci daranno fiducia, accadrà questo, saremo ben felici di iniziare ad invertire in qualche modo, ribaltare questa piramide, e quindi di rimettere in qualche modo realmente la base al fondamento. È un percorso che abbiamo dimostrato che è possibile farlo in Italia. È necessario che ci siano uomini e donne con le idee chiare, una visione chiara, e soprattutto si battano per quelle che sono i nostri bisogni e le nostre necessità. Perfetto, quindi ricordo ai nostri ascoltatori e comunque agli elettori della Lega che voteranno nella circoscrizione Sud, Puglia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Campania, il nostro candidato Andrea Caroppo con una R, meno male che non è candidato nel Lazio, scrivevano tutti Caroppo, quindi Andrea Caroppo, circoscrizione Sud per la Lega Salvini Premier, le faccio veramente tanti auguri. Noi tra l'altro abbiamo un amico in comune, Luigi Miranda, avvocato anche lui, e devo dire grande... Segretario cittadino della Lega a Foggia, devo dire, quello che io chiamo, come complimento ovviamente, un uomo, un vero uomo delle istituzioni, che servono veramente la parte, diciamo, lo zoccolo duro dei partiti serve sempre, ma servono veramente anche gli uomini delle istituzioni che ci rappresentano degnamente. Io sono onorato, credo che mi fa piacere che anche osservatori attenti come voi abbiate colto che nel mio ruolo da segretario regionale in Puglia, che ho svolto fino a qualche giorno fa, mi sono posto proprio come obiettivo quello di ricostruire e costruire un partito che mettesse la qualità al centro e nella scelta delle figure a cui dare spazio e valorizzazione, che venisse premiate essenzialmente queste caratteristiche. Mi fa piacere che questo sia stato colto. Beh, mi sembra che dai numeri che ci sono nella Lega in Puglia il risultato sia stato raggiunto, quello sicuramente. E credo che ci toglieremo tante soddisfazioni il 26 di maggio. La richiameremo il 27, allora, speriamo con buone notizie. Speriamo che ci richiami lei per festeggiare. Speriamo, con grande piacere. Complimenti per la chiarezza da politico e da avvocato e per e gli intenti positivi, ecco, soprattutto perché ha saputo cogliere quelle che è la realtà, cioè la necessità di contare in Europa, di uniformare la legislazione o quantomeno le decisioni dell'Europa a quelle dei singoli paesi, nel nostro caso d'Italia, e il ruolo fondamentale dell'agricoltura come del turismo, perché noi in Italia abbiamo poche risorse energetiche, quindi le nostre vere risorse, i punti di cavalli di battaglia sono proprio quelli, quindi è importante far sentire la voce e pensare un po' di più in Europa. Sono sicuro che sarà così. In bocca al lupo. Grazie ancora, a presto. Grazie a voi. Grazie. E abbiamo salutato anche Andrea Caroppa,
È un bel ragazzo Sì, anche Andrea Caroppa, giovane devo anche dire. Sì, lui, già giovane, fatto molte cose determinato, sì. e che non avrebbe necessità di emergere in Europa, cioè se la vediamo come ultima spiaggia, perché ancora una No, carriera professionale assolutamente. politica davanti, invece realmente vede nell'Europa, come giusto che sia, lo sbocco giusto per poter appunto valorizzare meglio quelle che sono le aspettative, anche le risorse economiche dell'Italia. No, poi devo dire, io sono stata mesi fa, se non sbaglio, a febbraio in Puglia, proprio a Foggia, dove ho parlato appunto con Luigi Miranda, che era il candidato della Lega giù a Foggia, con Silvano Contini, che è ecco, il fondatore della Lega giù a Foggia, e devo dire, hanno fatto un grandissimo lavoro, ma anche parlando con le persone. C'è questa voglia di cambiamento che è positiva, ma bisogna anche stare molto attenti a non disattendere le Certo, perché aspettative. ne sono molti. Perché sì, perché effettivamente chi è entrato nella Lega è entrato per l'estrema delusione che c'è stata negli anni passati, direi anche nei decenni passati, nei confronti dei cosiddetti partiti tradizionali. Quindi adesso dalla Lega nel Sud Molte aspettative. ci si aspetta tanto e non bisogna deludere. Anche perché è stato un cambio epocale, cioè un cambio di mentalità e di scelte epocali, pensando che fino a qualche anno fa nessuno si sarebbe immaginato che regioni del sud potessero essere governate dalla Lega o comunque sia da un'amministrazione con buona parte dei componenti della Lega. Quindi questo è sicuramente un grosso cambiamento di tendenza, di cultura e di scelte politiche che chiaramente ha delle aspettative e deve essere ben gestito e non deluso. Questo sicuramente, e ho paura che non siamo fortunati oggi con la nostra No, terza abbiamo candidata, provato l'unica anche candidata donna, tra diversamente l'altro. a contattarla anche nuovamente, ma Non riusciamo. Vediamo Valentino che cosa ci dice. ahimè, Cristina, il problema è che adesso la professoressa Reggimenti è tornata, diciamo, available, come dicono gli inglesi, è tornata disponibile telefonicamente, Ma ma non si fida ancora a rispondere e quindi, niente, insomma, diciamo è un po' un'impresa, ecco. è un po' un'impresa anche perché sono le 15 e 16, anzi 17 minuti, quindi il nostro tempo sta per scadere e vediamo cosa ci dicono. Proviamo un'ultima volta a contattarla e Stiamo poi, provando. ahimè, dovremmo fare a meno della nostra candidata donna. Vedo Valentino che parla con qualcuno, speriamo che sia la volta giusta. Vediamo se riusciamo in qualche modo a contattarla. Bene, facciamo nel frattempo una sintesi di questa puntata anche abbastanza lunga. Normalmente le Sì, nostre puntate durano è 20-25 vero, minuti, è però insomma le elezioni europee ci sono ogni 5 vero. Sì, anni. e quindi è giusto dargli il giusto E ci peso, il aspe giusto esatto, e tempo. ci aspettiamo tutti veramente un gran cambiamento, quantomeno lo speriamo. Sappiamo anche che i miracoli non li fa No, non li fa nessuno, nessuno. né da solo, né come gruppo, come No. partito, nessuno li può Però fare. l'importante è cominciare ad andare in una Giusta direzione. direzione Chiara, diversa. innanzitutto chiara e diversa, è giusto. Esatto, di rispetto sicuramente delle identità nazionali. Io devo dire, sono molto preoccupata. A me preoccupa molto più quello che fa la Corte di Giustizia europea, tanto per rimanere nel tema, perché c'è una politica generale di livellamento di tutte le culture, le caratteristiche, le peculiarità dei popoli. Adesso parlare di popolo sembra che è un'eresia, perché sembra che vai contro qualcosa. In questo periodo storico sì, anche perché, come giustamente dicevi tu, l'importanza delle sentenze del CED, quindi della comunità della giustizia europea, è fondamentale. È fondamentale in quanto pochi sanno, soprattutto che un avvocato o comunque sia utente del diritto, che solo i primi 10 articoli della nostra Costituzione sono inviolabili, cioè le sentenze della CED, quindi le sentenze della Corte di Giustizia europea, nonché le direttive della Comunità europea, possono addirittura emanare dei provvedimenti o degli atti che sono in contrasto con quelli che sono gli altri articoli della nostra Costituzione.
Quindi in questo caso, la sentenza a cui accennavi tu a proposito dei cosiddetti rifugiati politici o rifugiati per motivi di crimini contro l'umanità, a maggior ragione quella recente, cozza contro dei principi fondamentali del nostro ordinamento, però li può addirittura travalicare proprio perché solo i primi articoli, quelli principi fondamentali, i primi 10, sono inviolabili, altrimenti le sentenze della Corte europea possono addirittura entrare in contrasto apertamente con gli altri principi senza e devono essere applicati. Che sono comunque degli accordi che l'Italia ha internazionali, esatto. Quindi, devo dire, volevo fare l'ultima e poi chiudiamo perché comunque la professoressa purtroppo non risponde, ho provato anche io adesso, nulla. Quindi ci rassegniamo all'evidenza e dal tempo che momento di campagna sicuramente concitato e quindi nonostante abbia dato la disponibilità, evidentemente c'è stato qualche contrattempo sicuramente. E la ringraziamo comunque della disponibilità. Grazie professoressa, prima o poi ci sentirà. Ci sentiamo, sì. Ci abbiamo provato. E parlavamo appunto della Corte di Giustizia europea, ma volevo parlare anche della Brexit. Sinceramente io non credo che a questo punto il Regno Unito uscirà dall'Europa, almeno questo è il mio sentore, perché la stanno tirando un po' troppo per le lunghe, poi il fatto che comunque partecipino a queste elezioni, sono un po' dentro, un po' fuori, insomma, secondo me vogliono il pretesto per rimanere dentro, perché comunque i loro rappresentanti adesso ce li avranno, sì. poi vedremo. Però devo dire, è vero che ci sono dei patti che sono stati sottoscritti, ma a me preoccupa un sistema dove quando sottoscrivi un patto non ne puoi più uscire, o se ne esci ne paghi delle conseguenze talmente onerose che uno dice, beh, allora è come il non poter uscire. Quindi ok che è giusto che ci siano anche delle sanzioni per dei patti che vengono sottoscritti e poi non rispettati, però è anche in democrazia, sì. C'è il diritto di rescindere, anche quello è un diritto che non deve essere fuoriuscita dalle compagnie telefoniche, anche perché certi trattati sono stati sottoscritti decenni fa, certo. E anche è giusto tutto, che se cambia la storia, se cambiano le condizioni economiche e sociali, un paese abbia diritto di prendere un popolo, perché poi i nostri politici prendono le decisioni che il popolo gli chiede di prendere, certo. Quindi un popolo, se decide di cambiare idea, che vuole dare una svolta al suo futuro, deve poterlo fare. Quindi speriamo che anche questa sensibilità, adesso è toccato al Regno Unito, che comunque è un regno, è uno stato sempre autonomo, capitava a noi, no, eravamo... e vediamo la Grecia, quello che gli è successo, insomma. Bene, aspettiamo il domenica 26 maggio fiduciosi quantomeno, al di là, ognuno ovviamente ha le sue identità politiche, le sue speranze per il futuro, al di là di quello che siano, speriamo che questo nuovo Parlamento sia un Parlamento che possa rinnovare e quantomeno non deludere le aspettative dei cittadini. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, 22 maggio, sempre alle ore 14:30, con uno speciale sul Movimento 5 Stelle, e sempre con tre candidati, sperando che rispondano tutti e tre al telefono questa volta. Grazie a tutti, buon pomeriggio, buona serata e buona continuazione. Buon pomeriggio.